Ciao bellezze e benvenuti sul canale. Oggi facciamo assieme il goulash di marzo. Dopo il Covid ho proprio bisogno di rigenerarmi con qualcosa di succulento, tenero, gustoso. Proprio la montagna, i suoi profumi, i suoi sapori, la sua tenerezza qua in questo... Questo piatto è veramente una bomba, delizioso, gustosissimo e ha sicuramente qualcosa in più rispetto al classico spezzatino che si fa la domenica assieme alla polenta. E a proposito di abbinamenti, vi dico già che si abbina alla perfezione con la polenta, con il purè, con i cannedali, ovviamente in quel caso asciutti, ma secondo me ancora di più con gli spätzle, che è insomma l'abbinamento che scelgo sempre, bianchi con un po' di erba cipollina sopra, divini. E la ricetta la trovate sia su Instagram che sul blog, ok? Questa è la ricetta di famiglia che faccio da un sacco di tempo, super collaudata, non si sbaglia, si avrà la certezza di avere un gran risultato e direi che è proprio l'ora di partire con tutti gli step. Carne di manzo, ovviamente, la polpa classica che si usa per fare lo spezzatino. Se siete fortunati potrete trovare all'interno della carne proprio delle venature di grasso che vi daranno proprio la certezza di avere un risultato iconico, sbalorditivo, cioè rimarrete proprio estasiati quando l'assaggerete. Se siete invece meno fortunati, come nel mio caso, avrete una carne un pochino più magra, però tranquilli che se seguite tutti i passaggi che insomma qua vi spiego, il risultato sarà comunque pazzesco, tenerissimo e succulento. Primo consiglio: intanto la carne non deve essere mai rosolata quando è troppo fredda da frigo, quindi toglietela un pochino prima, perché altrimenti ha uno shock termico troppo potente e quindi la rosolatura non riuscirà molto bene. Saliamola, massaggiamola, così il sale entra. Prendiamo una parte della carne, la facciamo rosolare, quando è rosolata su tutti i lati la togliamo, la trasferiamo in una ciotola, prendiamo la parte rimanente e facciamo la stessa cosa. Questo passaggio di rosolarla in step permetterà di avere una crosticina omogenea su tutti i lati del cubetto e soprattutto se noi non mettiamo troppa carne nella padella, la padella non si raffredderà troppo velocemente, quindi la rosolatura sarà perfetta e la carne non sarà bollita, permetterà di avere un goulash saporito e con un bel fondo scuro. In questo video, tra parentesi, siccome siamo in tanti a casa, ho preparato un goulash per 8 persone, però le dosi che trovate qua e sul blog saranno per 4 e poi sul blog troverete anche il convertitore che vi permetterà di cambiare le quantità di bocche che avrete da sfamare e allo stesso tempo ovviamente le dosi degli ingredienti. Adesso le cipolle, cipolla bionda classica, quella dorata insomma è perfetta, le sbucciamo perché sono un bel po', daranno una dolcezza alla carne micidiale. Poi la cipolla è proprio una caratteristica del goulash, le tagliamo a julienne. Adesso in una padella piccolina a fiamma bassa facciamo tostare farina e poi due spezie che proprio nel goulash non possono mancare, che sono la paprika dolce e il cumino. Facendo tostare questi tre ingredienti avremo sicuramente un goulash più profumato, con dei sentori più gradevoli, con più personalità, proprio meno blandi. Anche la farina tostata ha un profumo totalmente diverso rispetto alla farina messa giù così. Quindi fate questo passaggio fiamma bassa, mi raccomando, cioè mescolate o saltate gli ingredienti in padella molto spesso perché altrimenti tendono a bruciare. E poi quando sono pronti teniamoli da parte e ci occuperemo dopo di queste spezie meravigliose, di questi profumi meravigliosi. Ora, padella, quella che abbiamo usato per rosolare la carne andrà benissimo, magari togliamo il fondo rosolato perché potrebbe trasferire dei sentori amari, quindi non va bene, togliamolo con un po' di carta assorbente, burro e un goccino di olio, facciamo rosolare le cipolle, aggiungiamo anche lo spicchio di aglio tritato e una foglia d'alloro. Aggiungiamo un pizzico di sale, prima le cipolle rilasceranno l'acqua e questo grazie anche al pizzico di sale che aggiungeremo. Quando noteremo che saranno leggermente insomma caramellate, sarà ora di aggiungere il concentrato di pomodoro. Mescoliamo ancora un po', anche il concentrato deve un pochino stufare in padella, non servirà aspettare molto, basteranno tipo 2 minuti. Aggiungiamo la carne, successivamente le polveri tostate, quindi farina, paprika e cumino, vino rosso per sfumare, goccino di aceto di mele. Aggiungeremo anche il brodo di carne bollente, pochissimo rosmarino tritato per non nascondere il profumo degli altri ingredienti e poi una fogliolina di salvia. Copriamo con il coperchio e adesso è proprio il momento magico in cui la carne si intenerirà sempre di più. Bisognerà mescolare ogni tanto, ma non troppo spesso. Fiamma, mi raccomando, bassa. Io per dirvi ho usato una fiamma, cioè una potenza 4 su 9 dell'induzione. Ogni tanto lo possiamo scoperchiare se vediamo che magari la carne comincia veramente già a intenerirsi e magari abbiamo ancora un bel po' di sugo che si deve un pochino rapprendere. E la
la cottura io vi direi 2 ore, 2 ore e mezza, insomma dipende. Un consiglio che proprio ci tengo a darvi è quello di cucinare la carne fino a quando proprio risulta molto morbida, non deve proprio stracuocere perché altrimenti si sfalda tutta e non è bello neanche da vedere poi il risultato. Comunque quando la carne è cotta, proprio bella morbida, spegnete e lasciatela riposare almeno 1 ora così a temperatura ambiente, in modo tale che il goulash assorba tutto quel bel sugo che magari ancora deve in sé assorbire, e poi lo potete riscaldare e vi assicuro che veramente otterrete un risultato che veramente vi fa emozionare quando lo mangerete, soprattutto secondo me se fate gli spezzle bianchi in accompagnamento. È un piatto unico bestiale, è un piatto unico che sa proprio, ripeto, di montagna e che per i mesi invernali, autunnali e invernali è proprio perfetto. Fa molta convivialità, insomma è tanta roba e io spero di aver spinto abbastanza per farvelo fare. Questa era, come vi dicevo, la mia ricetta di famiglia, insomma, che facciamo da un sacco di tempo. Spero che vi sia piaciuta e che dire, adesso sto un po' a patifreddo, però lo sapete che a me piace proprio l'idea di farvi queste ricette poi invernali così all'aperto, adoro. Taggatemi su Instagram o su Facebook che mi fa sempre piacere, insomma, vedere quello che fate. Su Instagram trovate altre idee, altre ricette che insomma qua su YouTube non pubblico. Aspettate che penso quello che devo dire ancora. Altri 2 video, insomma, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche che trovate qua sotto rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento scritto in modo il più ordinato possibile, insomma, per i miei standard. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un bel goulash, mi raccomando, fatelo e provatelo. Bacione, mua, e niente, ci vediamo alla prossima, ho già detto tipo 36 volte.